queste mail turche hackerate da Wikileaks nel 2014 provano che l'attuale presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva una qualche sorta di interesse personale nel prendere a cuore l'Ucraina sin dal 2014, sin da quando era vicepresidente sotto l'amministrazione Obama, e infatti, lasciando tradurre a Google con un click, leggiamo che Joe Biden si impegna a sostenere il nuovo governo ucraino. Il vicepresidente degli Stati Uniti Joe Biden elogia telefonicamente il nuovo primo ministro ucraino e ha espresso la sua soddisfazione per l'istituzione di un nuovo governo nel paese. Il vicepresidente Biden ha chiamato il primo ministro ucraino per esprimere la sua soddisfazione per l'istituzione del nuovo governo. Ha sottolineato che l'istituzione del nuovo governo costituisce un'importante opportunità non solo per la pace, la stabilità e l'unità in Ucraina, ma anche per ripristinare la fede di tutto il popolo ucraino che si prepara alle nuove elezioni a maggio. Nella dichiarazione della Casa Bianca, Biden ha assicurato al primo ministro ucraino che gli Stati Uniti sosterranno pienamente l'Ucraina nell'intraprendere le riforme necessarie per tornare ad un'economia sana, adoperarsi per la riconciliazione, affermare i suoi obblighi internazionali e cercare di aprire rapporti costruttivi con tutti i suoi vicini. Ma che angioletti, vero? E poi l'Europa accusava Putin di volere un leader filorusso in Ucraina? A quanto pare gli Stati Uniti in questi anni si sono adoperati e sono riusciti inesorabilmente in qualche modo a instaurare più di un leader filoamericano in Ucraina, e queste mail ne sono la prova. È dal 2014, carte ufficiali alla mano, che lo stesso Joe Biden si adopera per l'Ucraina in maniere poco chiare. E signori, c'è qualcosa che non va. A che scopo, mi chiedo? Per estendere i confini della NATO? Forse, fatto sta che ora come ora, secondo la NATO, l'Ucraina stessa non ha gli standard adatti per farne parte. E quindi qual è lo scopo? Parliamo ovviamente degli standard di Maastricht. Ma perché così tanto interesse da parte degli States nei confronti di un paese che non fa parte della NATO e che, a sentir loro, non entrerà a farne parte neanche nel prossimo futuro? D'altro canto, di che cosa ha paura Putin? Se non c'è il pericolo che l'Ucraina entri nella NATO, perché vuole invadere? Per la territorialità? Ma poi siamo sicuri che vuole davvero invadere? O ti hanno fatto il lavaggio del cervello? In questo video lo scoprirai. Pubblicamente ha riferito che richiede alla NATO di indietreggiare dai confini che circondano la Russia, Estonia, Polonia, eccetera. Ma cosa c'è sotto? Ci eravamo lasciati con lo scorso video speculando in merito al fatto che, siccome la NATO ha violato i trattati degli anni 90 tramite i quali prese l'impegno di non estendere più i suoi confini verso la Russia, e siccome Putin ovviamente, giustamente, non vuole i sistemi d'arma della NATO al confine, avevo ipotizzato che volesse invadere prima che annettessero l'Ucraina alla NATO, ma non è così. Non è così, no signori, perché adesso è saltato fuori che la NATO non vuole l'Ucraina, e allora mi chiedo, perché tutto questo? Il pensiero salvagente di tutti quando sentiamo queste cose è il seguente: una guerra non conviene a nessuno perché ci perderebbero tutti. E se invece fosse il contrario? E se invece una guerra servisse per azzerare le economie mondiali come ultimo step del cosiddetto grande reset? Il boom economico del dopoguerra è il più potente mai avuto nella storia. Ecco, se stessero cercando quello... Alla fine le guerre sono sempre state portate avanti per interessi internazionali in ambito politico ed economico, visto che fanno girare miliardi, no? Voglio dire, speculazioni di stampo complottistico, sì, però attenzione perché potrebbero essere esatte. Inoltre, allontanandoci dalle speculazioni, è provato che Joe Biden si interessa all'Ucraina dal 2014, che la stessa Ucraina venga usata come mezzo di manipolazione per danneggiare la Russia? Sembra proprio di sì. Non avrei mai voluto tornare su questo argomento, dopo l'ultimo video in cui ne parlavo speravo con tutto il mio cuore che i popoli della Terra cercassero un po' di pace dopo gli anni devastanti che abbiamo vissuto, e invece no. Continua l'escalation russo-ucraina, e purtroppo sono stato costretto pesantemente ad intervenire nuovamente per aggiornarvi e per tornare a parlare di geopolitica e di attualità. Sempre da Wikileaks, è interessante notare tramite un'email trovata da me medesimo nel faldone delle email di John Podesta delle notizie relative sempre all'influenza statunitense in Ucraina come mezzo per danneggiare da vicino la Russia. In questa mail hackerata da Wikileaks nel 2014 si legge che, ovviamente è tradotta, il presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko parlerà in una sessione congiunta del Congresso degli Stati Uniti e senza dubbio applaudirà con forza l'ultima serie di sanzioni imposte alla Russia da parte degli Stati Uniti e dell'Unione Europea il 12 settembre 2014 in risposta all'invasione russa in corso dell'Ucraina, e probabilmente ripeterà anche le sue precedenti richieste di aiuto militare immediato da parte degli Stati Uniti e dei suoi partner occidentali in modo
modo che l'Ucraina possa difendersi da un'ulteriore aggressione russa, questo signori nel 2014. Non si tratterà, scrive Wikileaks, di una richiesta di stivali a terra, ma di armi militari e rifornimenti per le forze armate ucraine. Gli Stati Uniti e l'Occidente hanno chiarito che la loro partecipazione militare alla difesa dell'Ucraina non è un'opzione, nonostante il fatto che nel 1994 l'Ucraina abbia volontariamente ceduto il suo intero arsenale nucleare, il terzo più grande del mondo, in cambio di garanzie. Se fino al 2014, cari amici, non era un'opzione, meno di un mese fa Biden ha armato Kiev, ecco. Mi chiedo che cosa è cambiato, ma è possibile che non riusciamo ad andare d'accordo per 10 minuti consecutivi su questo pianeta? È incredibile. Vi riporto di seguito una news che mi ha seriamente spaventato. L'intercettazione di un sottomarino americano in acque territoriali russe. Perché mi sembra ovvio, no? In momenti così caldi, invece di evitare disastri irreparabili, mandiamo i sottomarini in acque russe senza autorizzazione, rischiando di far scoppiare la Terza Guerra Mondiale. No, mi sembra ovvio, è logico. Ebbene, anche dalla Russia arrivano conferme in merito alla notizia. Ministero della Difesa, il sottomarino nucleare statunitense viola le acque russe. La Marina russa ha rilevato un sottomarino nucleare statunitense nelle acque territoriali del paese. Un sottomarino d'attacco statunitense a propulsione nucleare di classe Virginia è stato rilevato e cacciato nelle acque territoriali russe al largo delle isole Kurili. La nave è stata trovata sommersa al largo della piccola isola disabitata di Urup, mentre la flotta russa del Pacifico stava svolgendo esercitazioni nell'area. Le navi russe hanno contattato il sottomarino, avvertendolo che si trovava nelle acque territoriali del paese e ordinandogli di emergere immediatamente, hanno detto i militari. Il sottomarino, tuttavia, non ha risposto ai messaggi e il cacciatorpediniere russo è stato schierato per scacciarlo. La nave russa ha utilizzato mezzi appropriati contro il sottomarino statunitense, hanno osservato i militari senza fornire ulteriori dettagli. Dopo l'incontro con il cacciatorpediniere, il sottomarino statunitense di classe Virginia ha utilizzato un'esca radar attiva, allontanandosi dalle acque russe a piena velocità. Capito cosa non ti dicono le testate americane? Ecco, se vai a leggere le testate americane non è vero, e quelle della Russia sono tutte false affermazioni. Sì, sì, vedo. Le esercitazioni della flotta del Pacifico sono continuate come previsto dopo l'incidente, hanno aggiunto i militari. Poco dopo l'incidente, il Ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver convocato un addetto militare statunitense per spiegare l'incursione. Mosca ha aggiunto che le azioni del sottomarino costituiscono una grave violazione del diritto internazionale e creano così una minaccia per la sicurezza nazionale della Russia. L'esercito ha affermato di riservarsi il diritto di adottare qualsiasi misura di sicurezza nelle proprie acque territoriali. Se permetti. No? Io non so se vi rendete conto, ragazzi, della gravità della cosa. Ecco, in periodi come questo, mandare un sottomarino nucleare in acque territoriali russe significa sul serio essere persone disturbate e soprattutto significa non essere lucidi. Gli Stati Uniti rispondono che quelle della Russia sono false affermazioni, dicendo che non è vero che hanno mandato il sottomarino. Ma che cosa dicono pubblicamente in Russia? Perché è curioso, signori, secondo le fonti russe, Putin non avrebbe alcun piano per invadere l'Ucraina e che gli addestramenti al confine non c'entrano niente con l'invasione dell'Ucraina. Ora, per quanto, insomma, sai com'è, queste siano notizie di parte e direi anche leggermente sfrontate, sono d'accordo però quando dicono che difatti la NATO non è interessata alla pace in Ucraina, ma è intenzionata solo a contenere e a minare la Russia. Sappiamo bene che gli Stati Uniti vogliono la supremazia sulla Russia da sempre. La NATO, secondo me, è un mezzo chiaro per minare la Russia. In un'intervista di giovedì, scrivono, il vice ministro degli esteri Andrei Rudenko ha affermato che, indipendentemente da ciò che dice la Russia, i paesi della NATO non crederanno che non abbiamo intenzioni aggressive. La situazione, ha detto, è diventata completamente assurda. Abbiamo ripetutamente affermato a vari livelli che non abbiamo in programma di invadere o attaccare l'Ucraina. Tuttavia l'Occidente e anche gli ucraini sono riluttanti a sentire quello che diciamo. Chiaramente stabilire la pace in Ucraina non fa parte dei piani della NATO. Queste sono state le parole del vice ministro degli esteri russo. Ora, e se avessero ragione? Ci sono tutti i presupposti storici e politici per dire che hanno ragione. Gli Stati Uniti devono sempre passare come il capo del mondo che va a ficcare il naso in questioni interne ad altri paesi. Studiando la storia della CIA, la lista dei governi che ha sovvertito e delle elezioni che hanno pilotato è infinita.
Se avete qualche dubbio in merito, aprite i libri di storia. È storia, eh? Non è che sono argomentazioni complottistiche, è storia. Nessuno è indipendente dagli Stati Uniti. Dunque, per quanto di parte, perché c'è da tenere di conto che se andiamo a leggere i quotidiani russi, come quando andiamo a leggere quelli americani, sono informazioni di parte, ma per quanto di parte ci sono tutti i presupposti storici per dire che vogliono semplicemente minare la Russia, utilizzando l'Ucraina come mezzo. Anche perché, voglio dire, a questo punto non è che ci siano molte altre spiegazioni coerenti. Ecco, altre news relative a questa vicenda vedono la Farnesina chiedere l'evacuazione degli italiani in Ucraina. E dalla BBC veniamo a sapere che le forze armate statunitensi hanno scortato l'evacuazione dell'ambasciata di Kiev, mentre il presidente ucraino esorta tutti quanti a mantenere la calma. Ieri c'è stata una telefonata di 1:40 fra Putin e Biden, e però, cari signori, a oggi, domenica 13 febbraio 2022, niente svolta, perché ovviamente, no, il video lo vedi il giorno dopo, ma io lo registro il giorno prima, no, ecco. Venti di guerra ovunque e forze armate stanziate in ogni dove. Perché gli Stati Uniti dovrebbero essere politicamente in grado di esercitare sanzioni nei confronti della Russia o di qualsiasi altro paese del mondo, indipendente fra l'altro? Non parliamo di paesi soggiogati dalla perdita della Seconda Guerra Mondiale come l'Italia, attenzione, ma della Russia, ecco. Si vogliono per forza arrogare la spocchia di dire «io ti sanziono», ma sei sicuro che se ne stiano tutti zitti e buoni? E soprattutto, politicamente, a che cosa porta tutto questo? Ma a niente di buono, signori, a niente di buono. Dal Daily Mail inglese leggiamo che a Putin non frega niente delle sanzioni occidentali, afferma l'ambasciatore russo in Svezia, mentre il personale statunitense inizia a lasciare l'Ucraina orientale prima che i voli commerciali siano fermati domani in mezzo all'avvertimento di un'invasione imminente. O, addirittura in Inghilterra dicono imminente, capito? Ecco, invasione imminente di qua, imminente di là, venti di guerra, e poi se vai a leggere le testate russe ti accorgi che sia il ministro della difesa che degli esteri russo, sia il suo vice, hanno affermato a vari livelli, testualmente, che non hanno intenzione di invadere l'Ucraina e che nessuno li sta ascoltando. Ora, dov'è la verità? La verità sta nel mezzo. La verità si concentra sul fatto che se la NATO continua così e se gli Stati Uniti non la piantano di fare i bulli internazionali con mezzo mondo, qui scoppia una guerra. Ecco la verità. E anche se non scoppia una guerra militare, scoppierà una crisi energetica di proporzioni inimmaginabili, in quanto, se qualcuno ve lo chiede, la Russia è il principale fornitore di gas in Europa. E allora? E allora spero che le trattative possano trovare un punto d'incontro nella direzione della pace. Perché ve lo assicuro, gli esseri umani, in questo momento storico, l'unica cosa di cui non hanno bisogno è di una guerra. Dire a Putin, se varcate il confine la pagherete, non fa altro che aumentare l'astio internazionale. Ci sono 130.000 soldati al confine, ok? Sai che ti combinano quelli? Cioè, se fosse, ragazzi, domani l'Ucraina diventa un campetto da tennis, ok? Ecco, non scherziamo. Per favore, non scherziamo. La Russia ha ammassato oltre 100.000 soldati vicino al confine con l'Ucraina e ha mandato militari per esercitazioni nella vicina Bielorussia. L'ipotetica tempistica di un'eventuale azione militare resta una domanda senza risposta certa. Ci sarebbero informazioni di intelligence americane secondo cui la Russia guarda a mercoledì come data ultima, ma la fonte non precisa quanto sia definitiva questa informazione. Mosca continua a negare che intende lanciare un'offensiva, oltre a Putin che ha appunto parlato con Macron di speculazioni provocatorie, il suo ministro degli esteri Sergei Lavrov, secondo la CNN, parlando con l'omologo americano Anthony Blinken, ha negato che la Russia abbia intenzione di invadere l'Ucraina. Cioè, capito? Addirittura i due ministri degli esteri si sono parlati e quello russo gli ha detto calma perché non abbiamo intenzione di invadere. E però d'altro canto escono fuori notizie di intelligence che guardano a mercoledì parlando di azioni di spionaggio della CIA che hanno sgamato i piani dell'invasione. Quanto è veritiera questa notizia? Non lo sappiamo e nonostante le news e i precedenti storici brancoliamo nel buio. Ho interrotto tutti gli altri video in programma, tra l'altro avevo anche robe molto fighe da proporre, proprio perché la situazione, signori, non è delle migliori. Rimanendo a domenica 13 febbraio 2022, i confronti fra i leader politici non hanno dato frutti degni di nota e anzi hanno inasprito i rapporti. La domandina finale è: come andrà a finire?
da chi sono giostrate queste manovre politiche? È assurdo pensare che due persone sul pianeta Terra abbiano fra le mani il destino dell'umanità. Siamo 7 miliardi e due individui soltanto hanno il potere di trasformare il pianeta in una foresta di mangrovie. Cioè, avete capito quanto siamo intelligenti noi? Ecco, la mia idea? La mia idea finale, mi dispiace, ma seguendo da un mesetto la questione, è che di fatti gli Stati Uniti, secondo me, vogliono punzecchiare la Russia, vogliono minare l'autorità russa e a questo punto ognuno aspetta il passo falso dell'altro. Guardando il quadro completo, che dire? Ma cosa volete? Ma lo devo dire? Ma ve lo devo dire? Allora ve lo dico. Biden il democratico, Biden quello contro le guerre, Biden che esporta la democrazia nel mondo. Ma ci rendiamo conto? Nella storia degli Stati Uniti i presidenti democratici sono quelli che hanno fatto le peggio guerre. Guarda Bush, ecco, c'erano persone, e io me lo ricordo perché l'ho seguita la faccenda da vicino, anche sul canale, c'erano persone durante le primarie che, conoscendo Biden, essendo stato anche vicepresidente degli Stati Uniti, dissero di stare attenti perché odiava la Russia e avrebbe fatto scoppiare la terza guerra mondiale. Cioè, detto fatto, quasi, ecco, speriamo solo a questo punto che le previsioni di quelle persone non si avverino. Per oggi, signori, è tutto. Spero con tutto il mio cuore che questo sia l'ultimo video in merito a queste vicende, anche perché, se no, significa che la situazione è degenerata. L'unico grido di battaglia che dovrebbe unire la razza umana è un grido di pace ed uguaglianza. Tenetelo bene a mente e soprattutto voi giovani, per favore, fate in modo che un giorno questo pianeta diventi un posto migliore di così. Mi raccomando, ultima cosa, ultimissima cosa, poi vi lascio. Clicca il link in descrizione o il link nel commento in evidenza e per piacere unisciti al forum ufficiale del canale, completamente gratuito e completamente aperto. È nato Omega Click World, il server Discord dedicato stanza per stanza, argomento per argomento, che ci permette di rimanere sempre in perenne contatto e di confrontarci con messaggistica istantanea. Clicca il link in descrizione o nel commento in evidenza e unisciti, che ti aspetto. Adieu!